Pirco d'Ignazio, è un'altra giornata di protesta, un'altra giornata di grande attenzione per la vicenda Betanfans. Oggi lo sciopero, ma poi nei prossimi giorni il percorso che andrà a incontrare le istituzioni, a partire già dal Presidente del Consiglio Conte. Sì, domani saremo a Teramo in presidio con i lavoratori fuori dall'università dove è prevista la visita di Conte, ma stiamo provando anche ad incontrarlo il Presidente Conte, perché vorremmo che in qualche modo sapesse che cosa sta succedendo qui alla Betafans di Tortoreto, e vorremmo che si attivasse affinché la Carlyle, il fondo di investimento proprietario di Betafans per il tramite del suo responsabile italiano Marco De Benedetti, venisse finalmente coinvolta in questa vicenda, perché fino ad oggi insomma è stata assente, non ha messo la faccia rispetto a quello che sta accadendo qui a Tortoreto. Ecco, l'incontro nei giorni scorsi, incontro online, non ha dato grandi frutti, diciamo. Ma no, non ha dato frutti perché la presidia del gruppo industriale a cui Betafans appartiene è venuta semplicemente a provare a prendere tempo. Il problema è che l'incertezza in questo periodo non sta giocando a favore dell'azienda, perché i clienti cominciano ad andare via, e perdere altro tempo rischierebbe di perderli definitivamente questi clienti e far diventare irreversibile una situazione generata esclusivamente dall'annuncio della volontà di chiusura da parte di presidia. Per cui noi crediamo che questa azienda si possa ancora salvare e si debba ancora salvare, ma chiaramente il fattore tempo è un fattore non indipendente, e prima si risolve questa situazione, prima tornano indietro e prima si riesce a ristabilire quella tranquillità necessaria per consentire un futuro sereno dell'azienda e dei lavoratori.